Silver coming for you. Con gameplay, storie e review, la noia non c'è più. Dai, tuffati anche tu nel mondo di Sion. Salve a tutti cari amici e bentornati su The Elder Scrolls 5 Skyrim. Appunto, come vedete, siamo al nostro secondo ufficiale episodio e abbiamo forgiato l'armatura di ferro con tanto di corazza laminata, che è la versione leggermente più potente, ragazzi, eccola qui, della corazza di ferro, anche più bella da vedere secondo me. In effetti ci avevo fatto anche il cosplay, per chi mi conosce, no? Ecco qui, abbiamo il nostro set di ferro e abbiamo l'arco da caccia che abbiamo recuperato nel nostro episodio 1.5, chi l'ha visto l'episodio precedente a questo, quello speciale, e lo spadone di ferro che abbiamo già rifinito, quindi temperato alla forgia. Quindi come vedete la build che volevo fare è appunto questa. Ora ci toccherà entrare da Alvor e sentire cosa avremo da dirci con lo zio Alvor di Yhatvar. Come vedete ho raggiunto il livello 8 con il trucchetto che vi ho mostrato nell'altro episodio. Ed ecco qui, allora, come vedete c'è la pupa Dorte, che è la figlia, la moglie Sigrid, ed ecco qua, Alvor è in attesa di parlarci. Qui a Riverwood non vediamo molti visitatori. Hai delle vettovaglie, certo, per me? Prendi quello che ti serve. Allora ci faremo dare anche ciò, anche il cibo, perché poi dovremo fare l'obiettivo di cucinare. C'è qualcosa che puoi fare per me, per tutti noi. Lo Jarl deve sapere se c'è un drago a piede libero. Riverwood è senza difese. Dobbiamo avvertire lo Jarl Balgruuf a Whiterun di inviare tutti i soldati che può. Se farai questo per me, ti sarò debitore. Avete capito, quindi la nostra missione si è evoluta. Bene. E ci hanno detto sarà di andare dallo Jarl. Prendi ciò di cui hai bisogno. Nei limiti del buon senso, naturalmente. Ecco, se ne stava andando. Quindi possiamo prendere degli oggetti da casa sua, come vedete. Quindi pozioni possiamo prendere. Possiamo parlare anche con la piccolina. Il papà dice che sono troppo amichevole con gli sconosciuti. E probabilmente saluteremo Yhatvar. Lo vedremo più avanti durante scusa, la storia. Io mi tratterrò qui. Che ci dice ancora di raggiungere Solitude per unirci alla regione imperiale. Un'altra cosa che potremmo fare è lavorare la forgia, ciò che ho fatto per evolvere questa armatura. Ma ecco qua che è arrivato. Quindi un piccolo tutorial sulla forgia, ragazzi, ce lo facciamo insieme. Tutto quello che ti serve per Ismir, sei semplice e forte. Hai bisogno d'aiuto alla forgia? Dire il vero sì. Che ne dici di forgiarmi un pugnale di ferro? Ecco tutto quello che ti serve. Avanti. Ok, ci ha chiesto di forgiare un pugnale di ferro. Quindi noi andremo qua e cominceremo la forgiatura. Perfetto. Hai costruito una discreta arma. Ora parliamo con Alba. Una nuova spada? Non male, ma è un po' spuntata. Che ne dici di affilarla? Ti serve solo un po' di metallo e la molla laggiù. Perfetto, quindi andiamo qua e affiliamo il pugnale. Ciò che ho fatto anche per il nostro spadone. Lo rendiamo rifinito. Portiamo il pugnale di ferro temperato a Alvor. Hai bisogno di ferro o acciaio? Lascia. Non male. Se dedichi tempo alle tue lame, ti ripagheranno al momento del bisogno. Vuoi continuare ad aiutarmi? Che ne dici di fare qualche corazza? Comincia conciando della pelle sul cavalletto. Sì. Ok, conciamo una pelle. Lui ci ha appena dato una pelle di alce. Vediamo cosa abbiamo noi. Io concerei quella di cavallo perché so che poi non mi servirà. Quindi portiamo la pelle ad Alvor. Posso forgiarti un martello da guerra in grado di spaccare la testa di un gigante come una noce. Ah, bene. Molte armi e corazze hanno bisogno di pelle per cinghie, accessori e cose del genere. Vediamo se sai realizzare un elmo di cuoio. Ecco il resto delle cose che ti servono. Perfetto, sì. Quindi cerchiamo nel cuoio e creiamo l'elmo di cuoio che lui ci ha chiesto.
Tu? Ti piace essere furtivo? Da qualche parte dovrei avere dei bei pugnali. Se continui così, dovrò assumerti come assistente. Miglioriamolo. Porta questa pelle al bancone da lavoro. Molto bene. Allora. Mettiamo la pelle al bancone da lavoro e miglioriamo l'elmo di cuoio. E già che ci siamo, ci miglioriamo anche un pezzo di corazza. Anzi, facciamo due. Prendi ciò. Ti serve una nuova spada? Ho temprato l'elmo di cuoio. Hai talento. Continua così e un giorno sarai un ottimo fabbro. Perché non tieni quel pugnale e quell'elmo? Magari ti ricorderai di me quando lavorerai alla Forgia Celeste, eh? E ci ha appena parlato della Forgia Celeste. Ragazzi, la mini quest finisce qui. Possiamo fargli altre domande, tipo come faccio a raggiungere White Run da qua. Attraversa il fiume e poi dirigiti a Settentrione. La vedrai subito dopo le cascate. Quando arrivi a White Run, continua a salire. Una volta sulla cima della collina, sarai a Dragonreach, il palazzo dello Jarl. Cosa mi sai dire sullo Jarl? Governa il feudo di White Run. Un bravo uomo. Forse un po' troppo ossessionato dai complotti. Ma del resto, viviamo in un'epoca pericolosa. Finora è riuscito a tenersi fuori dalla guerra. Ma temo che non possa riuscirci in eterno. Da che parte schierati in guerra? Non credo che ami particolarmente né Ulfric né Elisif. Come biasimarlo? Ma non ho dubbi che alla fine si dimostrerà leale verso l'impero. Non è un traditore. E così sostieni l'impero? Certo. Skyrim ha sempre fatto parte dell'impero. Questo non vuol dire che approvi tutto ciò che ha fatto l'impero ultimamente, ma i Nord hanno sempre dimostrato una sincera amicizia. Chi è Elsif? Ah, dimenticavo che sei a Skyrim da poco. Dovrei dire Jarl Elisif, seppur solo perché era la moglie dello Jarl Thorig quando questi è stato ucciso. Vedi, Ulfric ha assassinato Thorig. È andato dritto al suo palazzo di Solitude e l'ha ucciso. Con l'urlo, se credi alle storie. È stato questo atto a scatenare la guerra. L'impero non ha potuto ignorarlo. Con gli Jarl che iniziano a uccidersi l'un l'altro, siamo tornati ai giorni bui. Perfetto, quindi ragazzi, non gli chiederemo altro. Sì. E non indugiamo e partiamo, come vedete, per Whiterun. Quindi ci aspetta una bella camminata. La nostra stamina ancora non è al massimo, siamo solo a inizio gioco, anche se siamo ben di livello 8, a differenza dell'altro episodio. Quindi continuiamo a muoverci, raccogliamo i nostri ingredienti. E poco più avanti ci sarà un cervo, se mi ricordo bene, quindi è arrivato il momento di andare a caccia, signori. E per andare a caccia dobbiamo usare il nostro arco. Eccolo. Vediamo se saremo abbastanza fortunati da riuscire a colpirlo. Con calma. Ah, non è stato sufficiente per ucciderlo. Quindi la nostra caccia non è andata decisamente bene. Ma riusciamo a colpirlo, ragazzi, calcolando i tempi. Recuperiamo, ci mangiamo la carne e recuperiamo le due frecce e la pelle del cervo. Ci serviranno per la forgiatura tutti questi ingredienti, quindi giustamente questi resipe, appunto. Torniamo sul nostro spadone e riprendiamo il viaggio verso Whiterun. Abbiamo sentito urlare dei lupi, quindi eccolo. Recuperiamo la pelle dal lupo e muoviamoci. Scendiamo. E riprendiamo la strada, che un po', come vedete, si vede come strada. Ripoppiamo la nostra, il nostro vigore
e ci stiamo avvicinando sempre di più. Eccola la Whiterun, la vedete ora? Abbiamo passato le cascate e giustamente la vediamo, come ci ha detto Arbo. Qua c'è un convoglio imperiale, di solito spawna sempre in questo punto, di 3 soldati che conducono un Nord, probabilmente un soldato manto della tempesta. Per quanto sia sbagliata la schiavitù, la sprigionia nell'ottica di Sion, del nostro protagonista, diciamo che, come dire, siamo imperiali anche noi, non possiamo schierarci contro l'impero da cui proveniamo. Riguarderemo il nostro indicazioni. Whiterun, attenzione, la direzione di solitude è uguale. Di qua abbiamo Riften, Windel e Ivarstead e Winterwood. Noi dobbiamo andare a Whiterun, quindi proseguiamo per questa strada. E guardie, salve signore guardia, pattugliano le strade. Stiamo per sbloccare una nuova località. Sì, non voglio darvi fastidio. La distilleria Honning Brew. Un luogo dove si viene a trincare, a bere, ad ubriacarsi. Non è nostro interesse entrare qua se non raccogliere i vari resai che troviamo lungo la strada per potenziare la nostra alchimia, ovviamente. Sarà un personaggio che dovrà anche usare l'alchimia, il nostro sintomo. Oltre alla magia, un po' tutta, un'infarinatura di ogni parte di magia, le farfalle, ragazzi, che potete prendere come resai per i loro ali. Quindi abbiamo, ogni farfalla vi verrà 2 ali di farfalla, quindi ecco qua. Ora stiamo per avere un incontro molto curioso che includerò nel gameplay ufficiale. Ecco qua, 3 guerrieri sono qui, hanno appena abbattuto un gigante. La donna viene verso di noi. Bene, è tutto risolto, ma non grazie a te. Non mi sembrava che avessi bisogno d'aiuto. Certo che no, ma un vero guerriero non avrebbe rinunciato alla possibilità di sfidare un gigante. Ecco perché sono al fianco dei miei fratelli di scudo. Cos'è un fratello di scudo? Non sei dei nostri, eh? Mai sentito parlare dei compagni? Un ordine di guerrieri. Siamo fratelli e sorelle nell'onore. Se la paga è buona, possiamo risolvere qualsiasi tipo di problema. Posso unirmi a voi? Non sta a me decidere. Dovrai parlare con Kodlak Biancomanto, a Giorvasco. Il vecchio sa leggere dentro le persone. Lui guarderà nei tuoi occhi e capirà quanto vale. Buona fortuna se andrai da lui. Grazie a Ela, Farkas e Ria. Loro saranno i nostri nuovi compagni della Gilda dei Compagni, appunto dei guerrieri, i guerrieri più rinomati di Skyrim, quindi onore e gloria nell'unirsi a loro. Ovviamente ciò che sta pensando Sion è: non possiamo perdere un'occasione del genere, cominciamo a far conoscere il nostro nome di avventuriero. Ma essere un avventuriero, un mercenario, sì, ci farà guadagnare denaro, ma non esattamente essere, avere la gloria, ciò che a volte il rispetto sono più importanti. Whiterun, dobbiamo girare, ragazzi. Questi sono i carovanieri che ci possono portare in giro per Skyrim pagando una cifra. Abbiamo appena sbloccato le stalle dove c'è questa cavalla in vendita. Per il momento potremmo rubarlo, ma non mi va di spendere, anche se ho abbastanza soldi per comprare questa cavalla, non mi va di spendere i soldi così. Cosa stiamo incontrando? Un altro incontro girando per Skyrim, signori. Il nostro commercio. Questa storia dei draghi è preoccupante, lo ammetto. Ma possiamo evitarli se non ci fermiamo troppo a lungo nello stesso posto. Risad. La guerra. Vuoi acquistare qualcosa? Perché vendete un merce Skyrim? Considerato che siamo lontani da casa in una terra fredda e inospitale. Il mercante saggio scova le opportunità migliori, anche se questo significa viaggiare lontano. E Skyrim è sicuramente una buona opportunità. I draghi e la guerra hanno spaventato molti mercanti, ma per i coraggiosi ci sono molti profitti da fare.
I Khajiiti provengono da una terra lontana chiamata Elsweer, confinante a nord con Cyrodiil e a sud con le acque blu e cristalline del mare. Elsweer è una terra arida di deserti e canali rocciosi, dove il sole risplende sempre ardentemente. Ci sono città talmente antiche che le sabbie le hanno inghiottite per intero. Ma tralasciamo il discorso. La mia terra mi manca molto. Quindi vengono da Elsweer questi e sono mercanti un po' generici, vendono un po' di tutto, come avete capito, ma ritengono fuori dalle città perché nessuno si fida dei Khajiiti, di questi uomini gatto. Quindi questa carovana di mercanti potremo incontrarla ancora durante i nostri viaggi in futuro. Intanto proseguiamo con i compagni, ci siamo fatti la strada praticamente insieme a loro per raggiungere Whiterun. Ecco qua. Superiamo Oggi Ela. Il vento porta l'odore del sangue. Ci attende una buona notizia. Quindi tutti questi personaggi, ragazzi, li rivedremo andando avanti nella nostra trama. La guardia viene verso di noi. La città è chiusa per via dei draghi. Sono ammessi solo coloro che hanno impegni ufficiali. Ci sono novità da Eggen sull'attacco del drago. Va bene, ma sappi che ti terremo d'occhio. Perfetto, aumentiamo anche oratoria, come vedete. Quindi dobbiamo andare a parlare con lo Jarl. Raccogliamo i nostri vari ingredienti ed entriamo a Whiterun finalmente. Quindi a Whiterun già dobbiamo recarci dallo Jarl, ma indagheremo anche su questi compagni, come l'indicatore del gioco di caricamento ci sta mostrando. E si parla dei compagni. Ci impegneremo a qualsiasi costo, ma servono più spade per i soldati imperiali. Non posso pensare da sola a un ordine del genere. Perché non metti da parte il tuo stupido orgoglio e non chiedi aiuto a Erland Mantogrigio? Preferirei inginocchiarmi a Ulfric, manto della tempesta. Se vuoi cacciare insieme a me, devi avere piedi veloci e occhi ancora più rapidi. Fa come credi. Accetterò il mio aiuto, ma non aspettarti un miracolo. Quindi, proviamo a parlare con questa persona. Mantogrigio o guerrieri nati? Gli diremo cosa? Hai qualche problema d'udito? Ti ho chiesto per quale fazione parteggi. Sei Manto Grigio o i guerrieri nati? Non capisco. Sei da poco in città, eh? Whiterun ha due clan, entrambi antichi e rispettati. La differenza sta nel fatto che i Manto Grigio hanno voltato le spalle all'impero, mentre i guerrieri nati gli sono rimasti fedeli. Te lo chiedo di nuovo. Manto Grigio o guerrieri nati? Ma non ho intenzione di schierarmi, oppure lui è Manto Grigio, potrebbero essere, da quello che abbiamo capito, con il manto della tempesta, quindi guerrieri nati, noi stiamo con l'impero. Allora lascia che ti dia il benvenuto. Ho capito subito che eri un tipo sveglio dalla prima volta che ti ho visto. Lunga vita all'impero. Quindi lui ci ha dato il benvenuto a Whiterun e ci siamo forse già fatti un nuovo amico. Parliamo con la fabbra. Non affermo certo di essere il miglior fabbro di Whiterun. Quello è un onore che spetta a Erland Mantogrigio. Il suo acciaio è leggendario. Io chiedo solo di avere una possibilità. Avete capito? Quindi, lavori la forgia tutto il giorno? Devo farlo se voglio sperare di diventare brava come Erland Mantogrigio. A dire il vero, ho appena ultimato il mio capolavoro. Si tratta di una spada. L'ho forgiata per lo Jarl Baldruf il Grande. Voglio fargli una sorpresa. Non so neppure se l'accetterà, ma... Ascolta, potresti portare la spada a mio padre, Proventus Avenici. Lui è il sovrintendente dello Jarl. Saprà quando presentargli il dono. Lo farò io. Grazie. Quindi ci facciamo una nuova amica. Lo spadone di Balgruf ci è stato dato come oggetto.
Ed ecco qui, ragazzi, uno spadone d'acciaio. Lo vorrei per me, ma non ce lo indossiamo, ce lo portiamo almeno. E il crogiolo ci permette di fondere i materiali grezzi per forgiare lingotti. Come vedete, io avevo già minato la famosa miniera di cui vi ho parlato a inizio gioco, quindi creiamo tanti nuovi lingotti di ferro. Ecco qua, perfetto. Ci serviranno tantissimi lingotti di ferro, soprattutto per il DLC at Fire e costruire la nostra casa, no? Adrienne? Grazie, Adrienne. Così possiamo potenziare i nostri stivali. Raccogliamo sempre gli ingredienti mentre andiamo. Questa casa, ragazzi, guardatela bene. Ne parliamo più avanti di questa casa. Ok, passiamo dal mercato. Sai qual è il problema di Skyrim? Non parleremo con i vari NPC, ci parlerò io, perché ci sono delle sottoquest a destra e a sinistra da fare. Dicono che Helgen sia stata attaccata da... Il futuro di Tamriel! Ok, qua possiamo prendere la benedizione di Talos, che ci riduce l'intervallo tra un urlo e l'altro di tempo. Ma il nostro obiettivo è andare a parlare, coroiare Balgruuf il Grande. Quindi ecco qua Dragonsreach, come ci aveva detto Alvor, sai, esca e raggiungi Dragonsreach, il castello dello Jarl. Ed eccoci qua. Non ho problemi ad affrontare i banditi. Niente. Qui si parla di... La persona viene verso di noi. Cosa significa questa interruzione? Lo Jarl Balgruuf non riceve nessuno. Porto notizie da Helgen riguardo al drago. Questo spiega perché le guardie ti hanno lasciato passare. Forza, allora. Lo Jarl vorrà parlarti di persona. Sono felice che tu sia qui. Dunque, in città. Eri Helgen. Hai visto con i tuoi occhi questo drago? Delle mura che li proteggono. Il drago ha distrutto Helgen, e l'ultima volta che l'ho visto era diretto qui. Erismir, Irelet aveva ragione. Cosa dici ora, Proventus? Dobbiamo continuare a fare affidamento sulla solidità delle nostre mura? Contro un drago? Mio signore, dovremmo inviare subito delle truppe a Riverwood. È in grave pericolo se quel drago si lo aggira tra le montagne. Lo Jarl di Folkrit la vedrà come una provocazione. Penserà che siamo dalla parte di Ulfric e che ci stiamo preparando per attaccarlo. Basta non così. Dovremmo... Non me ne starò fermo mentre un drago brucia il mio feudo e massacra la mia gente. Irelet, invia immediatamente un distaccamento a Riverwood. Sì, mio Jarl. Chiedo scusa. Ora dovrei tornare alle mie faccende. Sarebbe meglio. Ben fatto. Mi hai cercato di tua iniziativa. Hai reso un servizio a Whiterun, non me ne dimenticherò. Prendi, come segno della mia gratitudine. Potresti fare un'altra cosa per me. Magari adatta a una persona dotata dei tuoi talenti particolari. Avanti, troviamo Faringar, il mio mago di corte. Stava indagando su una questione collegata a questi draghi e alle voci sui draghi. Ok, ragazzi, muoviamoci. Io sono il sovrintendente dello Jarl Balgruuf. Faringar, credo di aver trovato qualcuno che possa aiutarti con il tuo progetto sul drago. Forza, fornisci tutti i dettagli. Quindi lo Jarl pensa che tu mi possa essere utile? No, immagino pensasse alle mie ricerche sui draghi. Sì, potrebbe farmi comodo qualcuno che prenda una cosa per conto mio. Beh, in realtà si tratta di addentrarsi in una pericolosa rovina in cerca di un'antica tavoletta di pietra che potrebbe anche non essere là. Ma cosa ha a che fare questo con i draghi? Ah, non abbiamo qui un rude mercenario, ma un pensatore. Uno studioso, magari. Vedi, quando le storie sui draghi hanno iniziato a circolare, molti le hanno liquidate come fantasie, dicerie, credevano fosse impossibile. Sai come si riconosce uno stolto?
considera impossibile tutto ciò che non rientra nella sua esperienza diretta. Io però ho iniziato a cercare informazioni sui draghi. Dove erano andati moltissimo tempo fa? E da dove provenivano? Cosa vuoi che faccia? Ho sentito parlare di una certa tavoletta di pietra che dovrebbe trovarsi al tumulo delle Cascate Tristi. Si tratta di una pietra del drago. Dovrebbe riportare una mappa dei siti di sepoltura dei draghi. Va al tumulo delle Cascate Tristi, trova questa tavoletta che sicuramente sarà sepolta nella cripta principale e portamela. Semplice, no? Cosa puoi dirmi riguardo al tumulo delle Cascate? Una vecchia tomba realizzata dagli antichi Nord, forse risalente alla stessa guerra dei draghi. Ah, forse vuoi solo sapere come arrivare là. Si trova vicino a Riverwood, un miserabile villaggio alcune miglia più a sud. Sono sicuro che una volta là, i locali sapranno spiegarti dove andare. Beh, bisogna conservare qualche segreto professionale, no? Ho le mie fonti, fonti affidabili. Quindi lui ha le sue fonti. Quindi, come vedete, possiamo chiedergli come fai a incantare armi e corazze? Uno studente dell'arte. Comincerai imparando un incantesimo. Prendi un'arma o una corazza incantata. Poi usa l'incantatore arcano per apprendere i segreti. L'oggetto verrà distrutto, quindi fa attenzione. Una volta che conosci un incantesimo, ti servirà una gemma dell'anima piena e qualcosa da incantare. Dovrai utilizzare nuovamente l'incantatore arcano. Certo, se hai denaro ho tutto quello che ti serve. Quindi, ragazzi, lo Jarl non è andiamo qua e a pensarci bene non lo sono e userete incantatore arcano. In questo modo possiamo disincantare questi oggetti. Come vedete, l'anello che io avevo trovato che mi dava resistenza alla magia l'avevo indossato, ma lo distruggiamo per ottenere l'incantamento. Il cappuccio da principiante che abbiamo trovato nel primo episodio, sono certo che questo l'avevo trovato in un forziere. Ci riduce i costi delle magie di recupero e la veste principiante che ci dà il 50% in più di rigenerazione della magica. Quindi abbiamo tutti gli incantamenti, o comunque abbiamo trovato buona parte degli incantamenti che ci serviranno per potenziare magicamente il nostro Sionto Silver. Quindi, se verrete qui, vi faccio vedere un'altra cosa. Ci sarà un libro, Le Guerre dell'Eterio, che leggendolo appunto otterrete una missione nel vortice del tempo. Ecco qui, esplorare viene di Arkangansm, non so, non riesco a dirlo, ragazzi. Leggete anche la leggenda dell'Aquila Rossa, che ci manderà a prendere una spada incantata, quindi prendetelo. E poi sotto questo bricco ci sarà Leggende Perdute, che ci manderà a prendere l'amuleto di Galidur, ragazzi. Anche questo sarà un altro missione molto importante da fare. Ecco qui. Perfetto, già che ci siamo, ci pigliamo un po' di monete che ci serviranno. E che dire, dobbiamo consegnare la spada a Proventus Avenicci, che non è più qui. Quindi, scusate, apriamo le missioni, ecco lì, e gli consegniamo come la spada. Come puoi ben immaginare, lo Jarl è molto impegnato. Da parte di Adrian? Ah, questa deve essere l'arma per lo Jarl. Povera fanciulla, desiderava così tanto dimostrare il proprio valore. La consegnerò a Balgruuf non appena sarà dell'umore adatto. Grazie. Ti prego di accettare queste poche monete per i tuoi servizi. Ok, ragazzi. Goditi dunque. La visita a Dragoric. Abbiamo, come avete visto, consegnato la spada. Lo Jarl, che era seduto sul trono, ci ha dato un compito da fare. Quindi, che dire? Se abbiamo veramente registrato anche tanto, quindi da questo secondo episodio di Skyrim è tutto. Noi adesso dovremo andare al tumulo delle Cascate Tristi per recuperare la pietra del drago e vedrete che avventure ci attendono lì. Quindi, se vi è piaciuto questo episodio, ragazzi, come sempre piazzate il solito like, aiuta una cifra al canale, soprattutto iscrivetevi al canale per sapere tramite campanella attivandola quando metterò online un nuovo episodio di Skyrim, il terzo episodio appunto, che ci vedrà addentrarci nel tumulo delle Cascate Tristi per recuperare
la pietra del drago, portarla a Faringar e vedere come avanza la nostra quest principale. Detto questo, ciao ciao a tutti e grazie di aver visto questo video.